Buongiorno ragazze, buongiorno. Oggi a Palermo è il festino Santa Rosalia. Ci sono tutti i preparativi. Lungo la strada di Eri, dove c'è la cattedrale, qua si concentrano tutti gli addobbi, tutti i carri, le luminarie, che ogni anno appunto ricordano il festino, la festa di Santa Rosalia. E noi infatti ieri, vi racconto la giornata di ieri, perché così vi ho fatto vedere un po', diciamo appunto questa passeggiata in Corso Vittorio Emanuele, dove c'è la cattedrale. In realtà noi siamo andati appunto in quella zona perché abbiamo approfittato del fatto che dovevamo andare appunto in città per una visita specialistica per mio marito. E poi, appunto, siccome era presto, mio marito ha detto: che facciamo? Andiamo là in centro, che stanno preparando tutte le cose, appunto, tutti i preparativi per il festino. E nel frattempo io, come dire, faccio una preghiera a Santa Rosalia. Voi sapete che noi a Palermo, per le grazie, insomma, affidiamo sempre le preghiere alla nostra Santuzza, e quindi ieri appunto ne abbiamo approfittato. E fra l'altro c'è pure il negozio della mia amica Vintage 21, il negozio di abiti vintage. Anzi, vi ricordo ancora una volta, voi ragazze che mi seguite su YouTube, su Instagram, di seguire anche la pagina Vintage Palermo 21, perché è una pagina appunto che gestisco io, e quindi mi fa molto piacere se mi seguite anche là. Ve lo ricordo, Vintage Palermo 21. Vi ricordo che la mia amica vende pure online, perché qualcuno ogni tanto me lo chiede, quindi spedisce eventualmente appunto i capi che voi scegliete. E niente, quindi diciamo che ieri è stata appunto questa giornata che con voi è stata un po' superficiale. Non abbiamo parlato in confidenza, ma abbiamo fatto un giro così. Niente, ragazze, che dirvi? Qui continua sempre il caldo, però vi devo dire che intanto buongiorno dalla mia bimba. Vieni amore, vieni qua amore. Amore, vieni qua. Appunto, che vi stavo dicendo, niente, che a Palermo il caldo continua, così come in tutta la Sicilia, in tutta Italia, però devo dire che non mi lamento, ragazze, perché io fino a quando la notte riesco a dormire, per me va bene così. Diciamo, io non tollero il fatto di non poter dormire la notte, ma fino a quando riposo non mi lamento. Poi per esempio qua c'è sempre, nei miei balconi c'è sempre fresco, che sia mattino, che sia pomeriggio, c'è sempre un bellissimo venticello. Difatti questo ombrellone lo apro poco e niente, perché mio marito mi dice sempre: attenta, c'è vento, stai attenta, e tutte queste cose. Ok, ora per esempio l'ho aperto, però non è che mi convinca molto, perché c'è un po' di vento e vola. Quando Mamma mia, scusate ragazze che lo devo chiudere, stacco un attimo. Allora ragazze, l'ho chiuso perché mio marito mi terrorizza, mi dice sempre: stai attenta, perché in effetti, semmai qualche volta per il troppo vento si dovesse sganciare e volare, insomma, farebbe dei danni non indifferenti, mamma mia. Quindi l'ho chiuso. Allora, ragazze, vi volevo fare vedere che ho comprato il bastone per filmare, per fare i video come volete voi, perché quello che avevo, vi ripeto, non era efficiente al massimo, quindi l'ho comprato. Naturalmente, ora non vi filmo con questo, perché anch'io ho una mia dignità, siccome sono vestita di casa, spettinata e tutto quanto. Vi ripeto, anch'io ho la mia dignità, non mi voglio proprio filmare combinata così.
Mi sono zittita un attimo, anzitutto perché mi sto deliziando col fresco e poi perché sto guardando che a mare ci sono dei motoscafi. Non so se riuscite a vedere questi puntini che sfrecciano sul mare, che bello, che meraviglia. Mamma mia, che bello. Ieri non ho dato l'acqua alle piante perché ieri è stata una giornata stancante perché al mattino siamo andati in questo reparto appunto dove mio marito è seguito da un medico. Poi siamo stati appunto in centro storico, ci siamo ritirati a casa alle 2 passate. Abbiamo mangiato un po' di gelato con le briochine e poi io me ne sono andata a letto perché ero stanca perché avevo fatto una bella mattinata, mi ero alzata presto e niente, il pomeriggio poi è passato così. Ci siamo ritrovati che era sera, io non avevo fatto niente a casa, proprio niente, difatti poi me ne sono andata a letto. Con il letto disfatto ancora dalla mattina, però ragazze, che volete, quando proprio la giornata è così, niente, me ne sono fregata, non ho fatto nulla, vi ripeto, neanche il letto. Difatti me ne sono andata a letto poi che era disfatto, lasciato così dalla mattina, ma insomma, figuratevi. Ok, ragazze, ora vi faccio vedere quello che ho fatto. A circa un'ora che diciamo sono in movimento, ho rassettato tutta la casa, quindi guardate quella, quindi ho rassettato tutta la casa, ho entrato un po' di biancheria che era bagnata e l'ho piegata. Poi un altro lavoretto che ho fatto, ho preso le mie borse, la borsa del mare e la borsa che per ora abitualmente uso per uscire e le ho svuotate perché erano piene di mascherine utilizzate, pacchetti di fazzolettini vuoti, foglietti di pubblicità, scontrini, quindi ho proprio me le sono messe davanti e le ho svuotate da ogni cosa inutile e quindi anche questo si deve fare. E niente, ragazze, ora ho, diciamo, la casa è rassettata. Quindi ora mi faccio la cucina, mi faccio il bagno e poi c'è già una lavatrice preparata piena con le cose appunto da pulire e mi faccio anche questa. Ragazze, vi volevo fare vedere questo prodotto che mi ha portato ieri mio marito. Allora, è un prodotto del Deco, è alla lavanda, detergente pavimenti. Allora, vi devo dire per tutte le superfici lavabili. Allora, vi devo dire che oggi io ci ho fatto il bagno. Allora, è un prodotto profumato, non, il profumo non persiste a lungo. Per quanto riguarda la pulizia, non mi ha lasciato soddisfatta. Difatti, ora lo faccio di nuovo. Allora, un minuto. Allora, no, mi ha lasciato il rubinetto. Non mi ha tolto, diciamo, un po' di calcare che si forma e anche qua nel lavandino non sono soddisfatta. Allora, essendo che è per i pavimenti e tutte le superfici lavabili, quindi dovrei poterci fare pure il bagno. Allora, la pulizia non mi lascia soddisfatta. Non mi lascia soddisfatta al 100%, ragazze, perché di pulire ha pulito, però non mi soddisfa, ecco, al 100%. Ok. Ragazzi, allora qui ho gli ultimi cosmetici di Kiko che ho comprato. Ragazze, ancora non l'ho utilizzato assolutamente perché tra il caldo e quindi diciamo che non mi trucco quasi mai. Poi c'è stato un periodo di un paio di giorni che c'era fresco e che avrei voluto fare un get ready with me e provare tutti questi prodotti nuovi, solo che sapete bene che ci sono capitate delle giornate molto spiacevoli e quindi non ne ho fatto niente.
Perché ve li sto facendo rivedere? Perché c'è stata qualcuna che mi ha chiesto vari numeri, colori e cose varie. Siccome mi rendo conto, io quando vi faccio i video haul, vi faccio vedere le cose che compro, molto spesso non vi do i numeri, le indicazioni, perché non ho gli occhiali da vicino e quindi non ci vedo bene. Quindi ho deciso di riprendere i prodotti. Ve li rifaccio vedere molto velocemente, però vi do le indicazioni. Allora, questo ombretto che io ho preso solamente a 1 euro, allora vi faccio vedere. Questo è high pigment, quindi alta pigmentazione, wet and dry, quindi si può utilizzare sia asciutto che bagnato, ed è il numero, ve lo faccio vedere subito. È il numero 52 ed è questo rosa molto bello, molto intenso. Quindi numero 52 ed è un ombretto che si può usare asciutto oppure anche bagnato, quindi wet and dry. Poi c'è questo mascara che la signorina mi ha decantato, mi ha detto appunto che costava non so quanto e che l'avrei potuto avere con 2,99 euro. Allora, questo si chiama Wonder Woman. Allora, Wonderlust Volume Mascara 16H c'è scritto. Scusate un attimo, ecco, mascara 16H. Non lo so che significa 16H, boh. Comunque mi ha detto che è un buonissimo mascara. Ok, ve lo rifaccio vedere. La confezione è questa. Wonder Woman. Guardate che smalto brutto che ho. E vabbè. Wonder Woman. Quindi questo è Wonder Woman. Ok? E questo è l'astuccio. Questo l'ho pagato 2,99 euro perché ho comprato altre cose. Poi c'è il rossetto. Il rossetto è quel bellissimo rosso. Non so se vi ricordate. Allora, ecco qua il rossetto. Ghost Summer Emotion Cream Lipstick Rouge à Lèvres. Ed è il numero 113. Poi ve lo faccio rivedere, è un bellissimo rosso matte. Poi c'era lo smalto, questo qua che è costato credo 2,99 o 3,99. Allora, questo è Power Pro Nail Lacquer di Kiko e questo è un arancio. Vediamo se possiamo vedere il numero. Il numero è lo 821. Vedete? Aspettate un attimo che qua mette a fuoco. Ok, allora 821 ed è questo bellissimo arancio. E poi c'è il pezzo forte che mi hanno chiesto in molte che numero è. Allora, il blush, quello molto bello, ora ve lo faccio rivedere. È il numero 02. Di questi mi pare che c'erano tre colorazioni. Quello che ho preso io, che è un po' sull'arancio pescato, poi c'era il rosa e un altro ancora. Comunque, questo che ho preso io è lo 02 Sweet Peach. Questa è la confezione. Happy Birthday, bellezza. Questa è la scatola. Allora, ragazzi, ora vi faccio vedere invece bene se riesco con una mano. Ecco, allora, questo è il blush. Quindi vedete la colorazione è sul pescato, è un pesca, quindi ricordatevi è lo 02. Poi vi faccio vedere il rossetto, che è un bellissimo rosso. Ok, allora questo è il rossetto ed è un bellissimo rosso e abbiamo detto che il numero è 113. Ecco qua, è il numero 113 ed è questo bellissimo rosso. Ok, ragazze, quindi spero di avervi dato un ulteriore servizio, vi ripeto perché me lo hanno chiesto in questi giorni e quindi qua è tutto chiarito e spiegato. Ok, ragazze, allora a questo punto io vi saluto, concludiamo il vlog di oggi, diciamo con queste informazioni di servizio, chiamiamole così, e noi ci vediamo domani mattina per il solito vlog. Ciao!